Sono Caterina Grisanzio e partecipo alla maratona di letture della biblioteca UDI Margherita Ferro e ho deciso di leggervi qualcosa riguardo alle partigiane, alle donne nella Resistenza, tratto da questo libro, Donne per la libertà, Resistenza a San Pier d'Arena di Massimo Pisca, edito in collaborazione con la provincia di Genova. Nel 2003. Il 3 agosto del 1944 l'ufficio politico della Questura di Genova consegna al Tribunale Speciale di Genova un elenco di 83 persone. Tra di loro sono 10 donne, 3 latitanti, per una, Angela Moltini, si chiede la pena di morte. L'accusa di attività antinazionale terroristica in Genova e provincia. Tra gli arrestati figurano la cianciolina Yolanda, il marito Ghirelli, masnata, che era stato di nuovo arrestato e ferito, portato al processo in barella, coperto solo da un lenzuolo, e rei dei GAP e tanti altri. Ciò comporterà il passaggio ad altre incariche, anche in montagna, per diverse donne impegnate nel movimento clandestino. Tra queste, Matilde Palmisano, nome di battaglia Tina, vice comandante delle brigate femminile Alice Noli, costretta a fuggire sui monti del Savonese nella brigata Gin Bevilacqua. Stessa sorte toccherà a Marietta e a Lea, che dopo aver svolto attività politica clandestina, raggiungono sui monti la divisione Cecchero e la Coduri. Maria di Rivarolo, dopo essere stata individuata, comincia una lunga peregrinazione che la porterà alla brigata Oreste della divisione Pinan Cecchero. Il CNL decide che una compagna deve dedicarsi esclusivamente a seguire il processo, così Valeria sarà di conforto, convivere indumenti agli arrestati. Arriva persino a fingersi la moglie di Achille Marzanasco per avere un colloquio con lui in carcere. Il processo si svolge il 25 agosto. Sono tanti sampierdarenesi individuati dagli atti processuali. 24 uomini, tra cui un prete, Don Gaggero, e 7 donne, tra le quali anche Chiarini Rina, Clara, moglie di Remo Scappini, presidente del CNL Liguria. Tra quelli indagati figura anche la mammina o Maria, che non è individuata. È così che Maria Carrea, che già faceva parte del comando militare della regione Liguria e sarà in seguito decorata di croce di guerra al valor militare, riesce a sfuggire a quell'ondata di arresti che colpì duro l'organizzazione clandestina. La Clara ha raccontato nel dopoguerra delle torture subite alla casa dello studente. Quando giunsi a Marassi ero ridotta ad uno straccio. Mi chiusero in una cella isolata controllata dall'SS e dalle Brigate Nere. Appena il maresciallo dell'SS mi vide, rivolgendosi ai veneziani, disse: «Lasci fare a me, hanno parlato uomini più forti di lei, parlerà». A Marassi rimasi una settimana. Verso le 22 del primo giorno vennero a prelevarmi e mi condussero nelle celle sotterranee. Il maresciallo tedesco era ad attendermi in compagnia di veneziani. L'interrogatorio cominciò di nuovo a colpi di nerbo, di bue e a pugni. Fui battuta a sangue, peggio delle altre volte, ma non parlai. Non dissi una parola di più di quanto avevo detto. Mi chiamavo Antonietta Bianchi, senza casa, senza marito, senza famiglia. Ad un certo punto, per giustificare il mio non ricordare il nome delle persone, mascherai la cosa dicendo che frequentavo molti uomini. Dopo alcuni giorni mi accorsi di essere incinta. Fu un sussulto di contentezza e trepidazione. Speravo che almeno di fronte alla maternità un senso di civismo, di umanità si sarebbe finalmente risvegliato in loro. Pensavo, avranno anch'esse delle mogli, dei figli. E così mi decisi. Una notte, mentre erano ancora più furiosi perché non parlavo e mi battevano con pugni e calci da tutte le parti, dissi a veneziani e al maresciallo tedesco di non picchiarmi sul ventre perché ero incinta. Mi sembra di vederli ancora. Incominciarono a ridere, a schiamazzare e a gridare: «Ah sì, è figlio di un comunista! Dov'è suo padre? Dove sono i suoi compagni?» E poiché io continuavo a ripetere di non sapere nulla, essi inferociti cominciarono a colpirmi con furia bestiale proprio sul ventre. «Il figlio di un comunista deve morire», dicevano. Nei giorni seguenti la tortura continuò. Ferocemente mi picchiavano sul ventre coi pugni, col nermo di bue e col battipanni. Credevano di aver trovato il punto sensibile, il lato debole, per costringermi a cedere quei delinquenti. Ma non riuscirono ugualmente a farmi parlare. Gemevo di dolore, trepidavo di angoscia per la salvezza di mio figlio, che ogni tanto mi sembrava di sentir muovere nel mio seno. Tuttavia resistevo. Ero decisa a resistere ad ogni costo, anche se avessi dovuto morire con mio figlio. Per queste sue torture non ebbe mai più la possibilità di avere un figlio.
Rina Chiarini, decorata di medaglia d'argento al valor militare, fa da collegamento per il CNL con il CNL di quartiere, ricevendo e portando direttive e messaggi per l'organizzazione clandestina in una rete cospirativa molte volte formata da donne. Il processo si conclude con 7 condanne a morte, poi commutate in ergastoli, tranne quella di Masnada. Per la Ciancolini significa la deportazione in un campo di concentramento vicino a Bolzano, sino alla liberazione. Ho voluto leggere questo brano perché con l'approssimarsi del 25 aprile, una data a noi molto cara, volevo ricordare alcuni dati statistici che riguardano le donne impegnate nella resistenza, di cui molto spesso non si parla. Erano 70.000 le donne appartenenti ai gruppi di difesa della donna, 37.000 le donne partigiane, 4.653 le donne arrestate, condannate e torturate, 2.750 quelle deportate in Germania, 512 le commissarie di guerra, 20.000 le donne patriote, 2.755 le donne fucilate o cadute in combattimento, ma solo 15 sono state decorate con le medaglie d'oro al valor militare. Nella provincia di Genova avevamo 722 partigiani combattenti e 185 patriote, 25 partigiane cadute, fucilate o disperse, 20 sono state quelle deportate e solo 11 sono state le partigiane decorate con la medaglia d'oro o con altre decorazioni, ovviamente, al valor militare.